Termina la serie positiva del Grosseto, un vero peccato perché il Grosseto visto in campo oggi a Beh, Venezia ha sicuramente dato non una buona meritava di dimostrazione. perdere, non meritava di perdere visto quello che è successo in campo. Poi ci possono essere i falli, meno falli, però insomma qualcheduno non è stato all'altezza di guidare una partita del genere oggi. Abbiamo visto molto nervosismo in campo, un direttore di gara che non è stato in grado Ma di poi tenere in piedi è una partita. opinabile la cosa, perché quando su due rigori, sullo 0-0 al primo tempo, non ne fischia uno. Ha ammonito solo i nostri ragazzi, non ha ammonito Maier che ha fatto non so quanti falli su l'ultimo fallo di mano, non è stato neanche ammonito, insomma, non ci sta, a noi non ci faceva neanche entrare in aria, figuriamoci. Tutte punizioni o calci d'angolo è sempre un fischio. E non ci ha permesso di giocare come sappiamo, soprattutto in fase offensiva. Ha spezzettato troppo, non c'è stato un metro di misura uguale, insomma. C'è stata un'equità di valutazione. Una sconfitta decisa da un Sconfitta, ma episodio. sì, va la sconfitta, insomma, a me interessa soprattutto la prestazione. Poi noi vedremo questa squadra, la vedrete nel giorno di ritorno. Al di là delle assenze, per carità, non ci piangiamo addosso, però non meritava, la squadra di oggi non meritava di perdere. Purtroppo ha creato un po' di nervosismo all'interno questo arbitro, secondo me. Qui mi sa che piangono un po' tutti, noi non piangiamo, io non mi sono mai lamentato, però oggi non sono stati all'altezza. Grosseto in crescita e classifica che rimane in equilibrio. Io l'ho detto, ci vediamo il giorno di ritorno, poi ci guarderemo in faccia. Grazie, ministro.